il dottor Carlo Sacchi e il dottor Antonio Rinaldi, organizzatori e quindi promotori del Palinuro Med, questa sera vogliono onorare il nostro onorevole Andria con un premio. Quindi abbiamo Zoe Coccia che rappresenta con la sua presenza tutte le bellezze del territorio di Palinuro, quindi del Cilento, e come vedete ha in mano un piccolo busto di Publio Virgilio Marone, che in effetti rappresenta Palinuro. Ecco, sarà il dono offerto da Palinuro Med insieme a questa pergamena dalle parole veramente meravigliose. Offriamo questa sera un omaggio al senatore Alfonso Andria, politico di alto profilo nazionale e regionale, di un meridionalismo misurato, sempre nei toni e rivolto alle opportunità della sua terra, senza indulgere alle parole e alle promesse. Nel pubblico e nel privato, uomo schivo ed operoso. Anche ora, nella sua posizione di dirigente dell'ente provinciale del turismo di Salerno, manifesta queste sue doti, fondate sulla cultura maturata e resa viva dall'esperienza. La consegno io, per me è un grande onore, complimenti. Bene, allora chiamiamo il dottor Carlo Sacchi e il dottor Antonio Rinaldi per... C'è anche il sindaco? Benissimo, allora preghiamo il sindaco Carmelo Stanziola, il dottor Carmelo Stanziola, di essere qui tra noi. Intanto, prima di andare oltre, c'è un omaggio speciale che viene ora conferito all'onorevole Andria dalla Maison Palinuré, un marchio ideato dall'avvocato Yolanda Cennamo che rappresenta il territorio attraverso l'arte, la moda, la bellezza, con creazioni interamente artigianali create e dipinte a mano che raffigurano Palinuro in tutte le sue bellezze. Premia l'avvocato Yolanda Cennamo omaggiando il dottor Andria con il profumo Blu Palinuro, simbolo esclusivo della Maison Palinuré e che da qualche giorno ha ottenuto anche la copertina della rivista nazionale Eventi Culturali ed è stato eletto il profumo dell'estate 2016. Vorrei innanzitutto ringraziare il comune di Palinuro e vorrei invitare Carmelo Stanziola qua. Noi stiamo facendo, onorevole, bellissime cose. Le stiamo facendo con tanta passione e stiamo portando avanti un discorso di identità di Palinuro. Però oggi vogliamo festeggiare con tutte queste belle ragazze, queste bandiere di varie nazioni, l'internazionale di Palinuro, perché Palinuro, grazie a questo club che venne nel 1954 e grazie a Virgilio, siamo riusciti a mettere questo busto di Virgilio bellissimo in questa piazza, è diventato ed è l'icona del Cilento naturalmente, perché Palinuro è conosciuto in tutto il mondo. Un ringraziamento particolare, oltre a Carmelo Stanziola, all'onorevole Alfonso Andri, io lo seguo da 30 anni, è un uomo che va dappertutto, lo ringrazio perché tra un po' sarà a Sapri con un altro premio, un uomo di grandissima cultura, come ha detto la motivazione, è un uomo, un signore della politica e questo vuol dire che lui ci crede nella nostra cultura, nella nostra identità, quindi averlo premiato per me è un piacere immenso perché è una persona che io ho seguito e so quello che ha fatto. E spero vivamente che avrà tanta fortuna perché uomini come lui ci servono per crescere in un momento così triste, quindi speriamo che la politica lo aiuti con la sua grande intelligenza a darci una mano in questo territorio che è un territorio bellissimo. Quindi abbiamo presentato l'internazionale, le bellezze delle ragazze e credo che se continueremo a fare queste manifestazioni
Palino sarà conosciuto in tutto il mondo, e quindi anche il Cilento e anche il Salernitano. Quindi è una promozione che noi dobbiamo continuare a fare. Con minimi sforzi riusciamo ad avere qui la gente e a preparare dei spettacoli sia molto allegri ma anche altamente culturali. Passo la parola al nostro presidente Antonio Rinaldi, che è lui che organizza tutto quanto. Buonasera a tutti, stasera abbiamo una grande serata perché premiamo io lo definisco sempre presidente, perché lo ricordo come presidente della provincia, in quanto da quando siamo nati noi nel 96 abbiamo avuto un rapporto bellissimo, rappresenta l'istituzionalità, ecco, questa è la cosa importante, perché è stata una persona sempre puntuale, seria, vicina alla cultura, tanto che noi abbiamo aperto già nel 96 la mostra culturale, la mostra archeologica con la Romito, e abbiamo iniziato una serie di attività culturali grazie al nostro presidente, sempre puntuale, ecco, questa è la cosa bella. Ora penso che sarà soddisfatto che noi continuiamo in questo, perché non ci fermiamo, no? Stiamo andando avanti con queste manifestazioni. Abbiamo già da quest'anno con il sindaco, sono stati a Mantova, il gemellaggio con Mantova, un momento molto importante per Palinuro. Poi dobbiamo proseguire con la statua di Palinuro di 4 metri al porto, e qui il presidente ci deve anche un po' aiutare verso questa manifestazione, e poi dobbiamo fare anche il locus Palinuro. Quindi sono dei momenti importanti culturali, e non dimentichiamo anche la zona archeologica, che è molto sensibile, e anche qui il presidente ci deve aiutare. Quindi una grande serata, noi dell'associazione lo ringraziamo sempre, lo ricordiamo e lo vogliamo qui tra di noi ad aiutarci per promuovere, e penso che sarà la cosa più bella anche del suo lavoro che ha fatto in tanti anni. Grazie, arrivederci. Passiamo adesso la parola al sindaco e poi chiudiamo con la foto. Buonasera, innanzitutto grazie a voi dell'Associazione Publio Virgilio Marone che ci date l'opportunità di promuovere questo territorio straordinario che, oltre alle sue bellezze naturali, anche attraverso la cultura, certamente, forse io dico di più, si può e si deve promuovere Palinuro. Voi stasera avete avuto, come dire, un'idea, quella di dare un significativo riconoscimento a chi per questo e per l'intera provincia di Salerno e oltre, avendo ricoperto anche ruoli che vanno al di là della provincia di Salerno, ad una persona che avete definito straordinaria, io dico umana, che ama il territorio, ama la politica non l'ha intesa come mestiere ma come passione, come giusto che sia. E oggi dargli questo riconoscimento da Palinuro ritengo che sia una cosa straordinaria, bella, significativa, e per chi ama, per chi ha la passione della politica, avere questi riconoscimenti penso che sia importante e bello. Certo è, avendo io oggi la fortuna e il piacere di ricoprire il ruolo di vicepresidente della provincia in un mondo e in un modo completamente diverso da quando l'ha vissuta lui, però è un'esperienza che comunque serve a crescere, serve ad avere ed aprirsi all'intero territorio provinciale, non solo a quello comunale. Io colgo l'occasione, perché siamo in queste ore, stiamo predisponendo il programma, per invitarla, signor Presidente, onorevole Andria, il 12 di agosto alle ore 17:30 qui a Palinuro apriremo quello che io dico mancava: un centro studi degno di tale nome per la valorizzazione delle attività legate al mare, per la sensibilità, per la, come dire, oltre che promozione, io dico valorizzazione delle grotte marine, quindi un altro patrimonio. Questo, come lei ben sa, è un patrimonio, è un territorio anche ricco di acque solfure. E allora abbiamo immaginato di destinare una struttura che andremo ad inaugurare proprio il 12 agosto alle 17:30, l'ex Casa Canadese, quindi a fianco all'antiquarium di Palinuro, questa straordinaria struttura da destinare a questo centro di ricerche che vede la sigla di un protocollo d'intesa con la presenza del vice governatore della Regione Campania, onorevole Fulvio Bonavitacola, il magnifico rettore dell'università, perché riteniamo che la cultura
e quindi la promozione, la valorizzazione di questi beni si faccia anche attraverso, come dicevo all'inizio, la fase proprio culturale, quindi universitaria. Ci sarà il magnifico rettore Tommasetti, Aurelio Tommasetti, ci sarà il presidente del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diani Amburni, onorevole Tommaso Pellegrino, perché riteniamo che il patrimonio delle grotte naturali e quant'altro rientri in quello che è l'emisfero più ampio del patrimonio, per l'appunto, del Parco Nazionale. E ci sarà la provincia di Salerno con il presidente Campore, quindi sigleremo questo protocollo d'intesa perché riteniamo che Palinuro, per promuovere talune peculiarità, necessiti di un luogo fisico, e quindi ci sta, ma soprattutto di un organismo deputato a questo. Quindi colgo l'occasione ufficialmente per invitarla a questo momento significativo e importante. Peraltro questa location è meta anche di una sala convegni. A Palinuro, sembra strano, un paese turistico, non avevamo una sala convegni, e noi inaugureremo il 12 una sala convegni di 300 posti, di tutto l'impianto audio, tutto l'impianto climatico, schermo gigante e quant'altro, perché quello deve diventare quello che noi tutti ricerchiamo, un luogo dove interfacciarci, un luogo dove mettere insieme e scambiarci le sinergie tra quella che è la componente politica e quella che è la componente associativa. E quindi ringrazio ancora una volta l'associazione Publio Virgilio Marone per quello che sta facendo e per quello che farà, quindi saremo onorati della sua presenza a questa inaugurazione. Io concludo ringraziando tutti coloro i quali ci stanno accompagnando in questa promozione. Vero è un momento difficile, e a maggior ragione bisogna fare squadra, a maggior ragione bisogna trovare quella sinergia che serve a condividere e a promuovere quelle che sono le peculiarità. Concludo ringraziando tutti gli ospiti che ci onorano della loro presenza, e quindi il nostro impegno è quello di offrire questi territori nel miglior modo possibile. Grazie. Io potrei dire soltanto grazie, però sono veramente imbarazzato per questa eccessiva manifestazione di generosità da parte degli organizzatori del premio Publio Virgilio Marone, del dottor Rinaldo e del dottor Sacchi, che hanno avuto la cortesia e l'amabilità di volermi insignire, perché questo è così, lo considero, insignire di questo riconoscimento. Che cosa ho fatto nella mia vita? Se guardo la platea penso che c'è un bel riassunto, perché è rappresentata la cultura, è rappresentato il mondo del turismo con tante belle espressioni dell'imprenditoria locale, è rappresentato il mondo delle autonomie locali, signor Sindaco. Al Sindaco di Centola un particolare saluto questa sera, non soltanto perché ci ospita nel proprio comune, ma anche perché così ho anche l'occasione di rivolgergli davanti a tutti pubblicamente, l'ho già fatto privatamente, gli auguri di buon lavoro nel suo nuovo incarico di vicepresidente della provincia. Allora, di cuore auguri di buon lavoro. Ha detto delle cose molto importanti Carmelo Stanziola, il sindaco di Centola Palinuro, quando ha presentato in modo molto veloce il programma dell'amministrazione, che oggi e tra pochissimi giorni troverà un momento di particolare concretizzazione, ma anche una bella proiezione, una bella scommessa per il presente e verso il futuro. Dotare Palinuro di una struttura di carattere congressuale è un modo per incentivare il turismo di qualità, per puntare anche su quel binomio cultura, turismo, ambiente, perché ce ne sono tutte le condizioni. In questo territorio c'è la vicinanza dell'antiquarium, che è un altro pezzo del percorso che in questi decenni, posso dire, perché ormai gli anni passano per tutti, quindi sono passati anche per me, ho compiuto. L'antiquarium significa dire Ente Provinciale per il Turismo di Salerno, dove sono tornato dopo alcuni anni e dove qualche mese fa ho concluso la mia carriera, perché sono adesso a riposo e quindi sono tutto interamente dedicato alla politica, però sempre con un occhio
particolarmente vigili sulle attività culturali, come particolarmente il dottor Rinaldi e il dottor Sacchi sanno, presiedo da molti anni dopo averlo fondato il Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali, che ha sede a Ravenna nella Villa Rufolo, e stiamo portando avanti iniziative importanti proprio su quel segmento che il sindaco accennava e che qui trova una sua incarnazione, il binomio cultura e turismo, la cultura come precondizione del turismo e come volano di sviluppo per elevare al massimo l'attrattività e la promozione di un territorio. E tutto questo combacia molto con le finalità istituzionali e associative dell'Associazione Pubblico Virgilio Marone, che seguo, come è stato ricordato, da moltissimi anni. Se un amministratore locale non riesce ad assecondare determinati processi, ad accompagnarli magari con discrezione, ma anche con qualche segnale concreto, proprio per incoraggiarne il cammino, e forse non è degno di questo nome. Lo abbiamo fatto in passato, abbiamo fatto soltanto il nostro dovere, quindi non dobbiamo avere né ringraziamenti né premi, ma non posso restituire il premio perché mi è stato con tanto garbo e tanta cortesia assegnato. Devo semplicemente ringraziare, dire che nel corso di questi anni Carmelo Stanziola lo sa bene, perché pur essendoci, ahimè, una sensibile differenza di età, tutto a mio svantaggio, però insomma camminiamo insieme da molti anni, sia nei due mandati alla presidenza della provincia, che successivamente da deputato al Parlamento europeo e poi da senatore della Repubblica, non ho mai perso di vista il legame forte che mi unisce al Cilento. Su questo vorrei chiudere, ringraziando poi anche a lei per la cortesia di questo dono inatteso, che è un corollario molto elegante, molto raffinato, rispetto ad una serata altrettanto raffinata e così di grande calore umano come quella che mi avete consentito, seppure per pochi minuti, di vivere questa sera a fianco a voi e dinanzi a voi. Ecco, dicevo della necessità che abbiamo avvertito da sempre di puntare molto sul Cilento, certo con tutte le sue criticità, ma con le enormi potenzialità e con il capitale umano che il Cilento ha dentro di sé. E quando parlo di capitale umano penso appunto alle associazioni culturali, penso all'imprenditoria turistica, penso al sacrificio degli amministratori locali che quotidianamente portano avanti la propria iniziativa, penso a tante donne, a tanti uomini che portano alto il nome del Cilento, del turismo, della cultura, in tante attività. Posso fare un nome per tutti, perché c'è Pino Veneroso in mezzo a noi, navigatore solitario, Pisciotta Montevideo, che ci ha voluto onorare con la sua presenza, è una bella figura, diciamo, di grande cilentano che ha portato il nome del Cilento nel mondo con la sua intraprendenza, con questo spirito avventuriero e coraggioso. Ho avuto anche l'onore e il piacere di presentare il suo libro qualche tempo fa al Circolo Canottieri di Salerno, dopo che era stato presentato a Milano. Qui ci sono anche alcuni turisti milanesi in soggiorno e a qualche cilentano che vive a Milano, la colonia milanese, la salutiamo tutti. E comunque salutiamo Palinuro, i suoi ospiti, la sua gente, il suo calore umano, la sua personalità e anche la volontà di andare avanti, di darsi uno scatto poggiando sulle concrete iniziative che l'amministrazione porta avanti, ma anche sul sacrificio e sull'impegno di un'associazione culturale dello spessore ormai della notorietà come l'associazione appunto Pubblico Virgilio Marone, che torno attraverso i suoi dirigenti a ringraziare. Grazie a tutti, buonasera. Il Cilento, terre di grandi meraviglie naturali e non solo, riuscirà questo territorio ad avere a raccogliere il meritato successo turistico? Deve riuscirci, ma deve insistere, deve organizzarsi come si sta cercando di fare, deve anche coalizzarsi, deve sapere trovare punti di unione, di coesione con l'intero Cilento. Palinuro sicuramente
è un po' il fiore all'occhiello, storicamente lo è stato, del Cilento, forse un po' per merito proprio, un po' per merito del retaggio del club Mediterranei che rese Palinuro famosa nel mondo, però insomma Palinuro era già famosa per altre ragioni, insomma non è un caso citare Publio Virgilio Marone per ricordare a noi stessi storicamente e letterariamente che cosa rappresenta nell'immaginario collettivo Palinuro. Su questo bisognerebbe insistere di più organicamente. Si tenta di fare tanto ed è apprezzabile tutto questo, probabilmente una maggiore organicità e una migliore razionalizzazione delle iniziative e potrebbero servire appunto a rilanciare ulteriormente questa immagine. Le condizioni ci sono tutte, c'è una industria ricettiva locale nel settore alberghiero e paralberghiero extraricettivo di primissimo ordine, c'è un panorama eccezionale, ci sono bellezze soprattutto paesaggistiche più che architettoniche oltre che storiche. C'è un territorio che purtroppo nel passato ha subito delle manomissioni, questo pure va detto, e bisognerebbe scongiurare che questo pericolo si presenti nuovamente, allontanarlo fino appunto ad evitare ogni forma di rischio di questo genere, perché si deve preservare tutto quanto in questo momento rappresenta la carta vincente di Palinuro, quella integrità perlomeno parziale dal punto di vista ambientale, dell'attrattiva paesaggistica, che sicuramente può rappresentare un volano di promozione. Puntare in questo momento, come si sta tentando di fare, sulle attività congressuali, soprattutto il turismo culturale, un contenitore che verrà, come il sindaco Carmelo Stanziola ha annunciato, nei prossimi giorni inaugurato, una sala convegni, significa dare un'ulteriore chance a Palinuro per ampliare, dilatandola il più possibile, la stagione turistica. C'è ancora una stagione troppo corta nel Cilento. Ecco, questo è un modo per allungarla, creare nuovi contenitori, nuove occasioni di incontro. Un'associazione culturale come l'Associazione Publio Virgilio Marone, che ringrazio, che mi ha voluto insignire di questo riconoscimento, che non so se ho meritato, ma che veramente mi rende molto orgoglioso, fa la sua parte. Mettere in collegamento queste piccole grandi idee, queste piccole entità che operano sul territorio, collegare tra loro i comuni attraverso l'ente parco, come si sta tentando di fare anche con l'attuale gestione e con il presidente Tommaso Pellegrino, può consentire al Cilento, che ripeto ne ha tutte le potenzialità e vorrei dire ha tutto il diritto di farlo, di riprendere il passo e di rilanciarsi verso la promozione, verso il turismo. Quale spirito vi proponete sul territorio con queste iniziative? Noi con lo spirito che i nostri giovani dovranno vivere in questo territorio, abbiamo una grande identità, possiamo aprire a tutti e quindi noi vogliamo che questo territorio cresce. Nei paesi purtroppo di mare in Italia si stanno spopolando, Palinuro deve crescere e crescerà e farà crescere il Cilento. Cosa bolle in pentola per le prossime giornate estive? Siamo alla terza edizione del Palinuro Med, questa è una delle manifestazioni più importanti che abbiamo perché rappresenta il turismo e stiamo dimostrando a Palinuro di avere un paese villaggio. Paese villaggio vuol dire che tutto funziona, cioè deve essere un villaggio per far funzionare tutta la rete e la qualità del turismo con i servizi. Questa manifestazione non altro che rappresentare questo villaggio che con l'andare avanti vorremmo proporre per la qualità sempre turistica dei servizi anche, diciamo. Avete dato un volto a Palinuro con il busto di Publio Virgilio Marone. Alla Palinuro quest'anno è rappresentata da Publio Virgilio Marone perché dopo 20 anni abbiamo fatto questo busto, un cioccolaggio con Mantua, dove verso ottobre andremo a fare appunto andremo su a incontrare gli imprenditori per promuovere il territorio con Virgilio Marone. Poi abbiamo la zona archeologica da valorizzare, poi abbiamo un progetto con la scuola, un Lucus Palinuro con la scuola dove stanno già lavorando per aprire questo bosco sacro, sarebbe di Virgilio, e poi abbiamo con Carlo Sacchi che mi sta spingendo a fare
il Palinuro, la statua di Palinuro di 4 metri a porto in pietra. Questi sono i progetti più pratici e più importanti, diciamo. In bocca al lupo allora, buon lavoro. Grazie. I believe I've been down wrong, that I danced to a
I was cool, and when I finally got sober, felt 10 years older, but fuck it, it was something to do. I'm living out in LA, I drive a sports car just to prove I'm a real big baller, cause I made $1 million and I spend it on girls and shoes. But you don't wanna be high like me, never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. Oh, I know a sad soul, sad soul. Darling, oh, I know a sad soul, sad soul. A reminder of a pop song people forgot. And I can't keep a girl, no. Cause as soon as the sun comes up, I cut them all loose and work's my excuse. But the truth is I can't open up. And you don't wanna be high like me, never really knowing why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage and stuck up on that stage singing. Oh, I know a sad soul, sad soul. Darling, oh, I know a sad soul, sad soul. Make me feel the warmth, make me feel
I'm being honest with you. We got way too much in common. Since I'm being honest.
somebody like me. You wanna love somebody like me. If you could love somebody like me, you must be messed up too. Who wants to love somebody like me? You wanna love somebody like me. If you could love somebody like me, you must be messed up too. We used to talk till midnight, all those days that you stayed at my house. We were just passing the time when we were young and we ain't had no vows. Nah, 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 maybe later on I'll text you and maybe you'll reply. We both know we had no patience together day and night. Getting high on our supply, yeah, we ain't satisfied. I could love you all occasions. We got way too much in common. If I'm being honest with you, we got way too much in common. Since I'm being honest with you, who wants to love somebody like me? You wanna love somebody like me. If you could love somebody like me, you must be messed up too. Who wants to love somebody like me? You wanna love somebody like me. If you could love somebody like me, you must be messed up too. We got way too much in common. Let the party get the best of me. Waking up in the morning, two hoes laying next to me. Plus I heard an officer arresting me. Good weed and cold drinks, that's the motherfucking recipe, nigga. And we roll deep, deep, so deep, deep. It's going down in this bitch, concrete. We gon' party all night, no sleep. Tell the owner, them is all my guys. So tonight, everything is on me. The drinks is on me. The bitches, the hotel, the weed is all free. Get high, me so high, we don't see the whole suite. Then fly to a level where you gon' need your own key. TGOD. No jobbing, no sleeping. Live it up like it's the weekend. When the DJ play the right song, go and drink, go and party all night long. No jobbing, no sleeping. Live it up like it's the weekend. When the DJ play the right song, go and drink, go and party all night long. Leaving from the club, now she wanna stay with us. Came to spend it all, don't care what I'm paying for. Used to be too young, now I'm out here buying a bar. Every time I look up, it's another red cup. Bunch of niggas in the game, but they ain't playing with us. They just playing enough. Man, them niggas ain't ballin', they just laying it up. Saying they does, I'm just rolling hella weed up while on my way to the club. I had to wait at the club, but now I don't, cause everything is on me. The drinks is on me. The bitches, the hotel, the weed is all free. Get high, me so high, we see the whole street. We fly, me so fly, we need a whole wing. TGOD. Party all night. Say you wanna party, let's party all night.